Di origini antiche, forse già identificabili in un atto di donazione del 1065, ma copiosamente testimoniato nei documenti della prima metà del XIII secolo, Pralormo fu infeudata da Asti stessa a Igorzano nel dicembre 1223. Il feudo passò in seguito ai Roero e ai loro eredi sino a quando, nel 1680, Giacomo Beraudo fu investito con il figlio di una parte del feudo e in seguito nobilitato come conte. L'unificazione di tutto il feudo sotto l'insegna dei Beraudo avvenne però soltanto attorno al 1830, nella persona di Carlo Beraudo, ambasciatore a Vienna e ministro dell'interno sotto il regno di Carlo Alberto. L'elemento architettonico dominante della cittadina è il castello, che proprio in seguito alla unificazione del feudo venne radicalmente riplasmato dall'architetto di Carlo Alberto, Ernest Melano. Le parti originarie sono ancora riconoscibili nei torrioni cilindrici nella parte posteriore. Il giardino fu inoltre risistemato ed ampliato nello stile inglese dal disegnatore di giardini Curten, attivo anche per la Casa Reale. Vicino al castello sorge la recente chiesa parrocchiale, edificata nel 1932 in sostituzione di un edificio sacro più antico, ancora esistente ma ridotto a rudere. Una torre di segnalazione del secolo XIII tuttora esistente servì come torre campanaria. Poco lontano dal centro abitato sorge il santuario di Santa Maria della Spina, significativa fondazione religiosa edificata attorno ad un pilone miracoloso nel secolo XVIII, attorno alla quale sorse un monastero cistercense. Il santuario prospetta su un ampio bacino irriguo il Lago della Spina, realizzato negli anni 30 dell'Ottocento dall'architetto Barabino per irrigare le tenute del conte Beraudo e tuttora funzionante.